Carissimi tutti e tutte, oggi è il 25 marzo ed è la giornata nazionale dedicata al poeta Dante Alighieri. In vista dei 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta, il Ministero per i beni delle attività culturali e del turismo ha inteso istituire una giornata celebrativa del poeta Dante Alighieri per ravvivarne la memoria. Lui che è considerato il simbolo dell'unità nazionale, l'ideatore della lingua italiana e dell'idea stessa di Italia. Anche l'amministrazione comunale aveva avviato una serie di attività per celebrare la figura di Dante Alighieri. E oggi ci saremmo immaginati di trovarci tutti insieme all'interno dei locali della Biblioteca Comunale Pietro De Nava, biblioteca che custodisce una delle 1.000 copie della Divina Commedia stampate nel 1921 su commissione dell'Istituto Nazionale Dantesco di Milano con le litografie dell'artista toscano Amos Nattini. Bene, queste iniziative, come tutte le iniziative culturali dell'amministrazione comunale sono al momento sospese per ovvie ragioni di carattere emergenziale e sanitario, le stesse ragioni che oggi ci costringono a rimanere in casa per tutelare la salute nostra e quella dei nostri cari. Tuttavia l'emergenza non ha frenato la voglia di stare vicini, di stare insieme e di testimoniare ancora quanta bellezza abbiamo da condividere pur rimanendo ciascuno a casa propria. Ed è così che è nata l'idea di realizzare un video con la lettura di alcuni passi, alcune terzine della Divina Commedia a cura di Cecilia Puccinelli, con il sottofondo musicale del maestro Fulvio Puccinelli al violino e Pino Puntorieri al pianoforte, e il tutto con il montaggio tecnico di Antonio Melasi ed il coordinamento di Giorgio Gatto Costantino. Ecco, io approfitto per ringraziarli pubblicamente perché con questa loro proposta hanno voluto lanciarmi e lanciarvi un messaggio. E la mia percezione è stata quella della forza che ciascuno di noi possiede, che messa in relazione con quella degli altri, può creare qualcosa di superiore e di magico. Ecco, il video che andiamo a vedere insieme non è soltanto la celebrazione del sommo poeta, ma è la dimostrazione di come ciascuno di noi possa fare la propria parte, anche restando lontani, anche restando distanti, e di quanta poesia siamo capaci di creare anche rimanendo lontani. Ecco, io mi auguro che siate in tanti perché il messaggio arrivi a tutti, ed il messaggio che vogliamo lanciarvi con questa iniziativa è che chi affronta le avversità misura la propria forza. Io, in attesa di incontrarvi presto, vi mando un abbraccio virtuale ed auguro a tutti una buona visione. Inferno, canto 26esimo. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia, di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Purgatorio, canto sesto. Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode, di quei ch'un muro è una fossa serra. Paradiso, canto ottavo. Assai m'amasti e avesti ben onde che se io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava di Rodano poiché misto con Sorga, per suo signore a tempo m'aspettava.
è quel corno d'Ausonia che si imborga di Bari e di Gaeta e di Catona, da ove Tronto è verde, il mare sgorga.